Ameria Radio presenta Territorio e Società. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Territorio e Società. Questa sera, come è nostro uso, alternandolo con, come avete visto, a delle puntate sulle, diciamo, sui musei e sulle bellezze del nostro territorio e non solo del nostro territorio, parliamo al territorio delle opportunità che gli vengono offerte, in questo caso alle imprese, perché stasera parleremo di controllo di gestione per le imprese del territorio e cercheremo di farvi capire, di farvi comprendere l'importanza di questa operazione, di questa gestione di cui parleremo, perché è fondamentale per la crescita di un'impresa. Insieme a me per parlarne non poteva che non esserci Umberto Alunni. Ciao Umberto. Buonasera Paolo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Bene, allora, l'argomento è sufficientemente intrigante già solo nel titolo, come dicevo, quindi già il titolo dà l'importanza dell'argomento, perché poi spiegherai soprattutto tu, che sei l'esperto in materia, l'importanza proprio del controllo di gestione per l'impresa. Allora Umberto, cominciamo un po' a mettere il fuoco su questo controllo di gestione. Beh sì, questo controllo di gestione per sua natura è un aspetto abbastanza complesso, ne parlano tutti quanti, se ne parla in maniera chiara, in maniera così, però non tutti hanno, diciamo, per così dire, la contezza, la possibilità di poter così godere di una struttura, di un meccanismo, di un processo di controllo di gestione che sia in linea con le proprie aspettative, perché le dimensioni dell'azienda, Paolo, sono di vario tipo, da 100.000 euro, 50.000 euro di fatturato fino a X milioni di fatturato, e possiamo immaginare, per il noto criterio della proporzionalità, che non tutte possono avere lo stesso meccanismo, no? Assolutamente no, assolutamente no. E poi diciamo che il controllo di gestione sicuramente serve a mettere un pochino d'ordine, no? Soprattutto nelle imprese più complesse, in quelle che magari dove manca un po', diciamo, la visione strategica, è uno strumento che aiuta sicuramente l'impresa a seguire il binario giusto per il suo sviluppo. E questo perché ne parliamo, Umberto? Perché in Confartigianato stiamo affrontando questi argomenti, no? E che poi con il tuo avvento più là di un anno fa è stato riportato, no, c'è stato acceso un riflettore importante, perché hai analizzato anche, no, insieme alla nostra dirigenza, a tutti coloro che si occupano di impresa presso di noi, le varie necessità che ti sono state anche, no, riportate, no, nei vari incontri. Sì, beh, noi abbiamo fatto quella bellissima attività di formazione, di informazione, per così dire, dalla quale, come sempre succede, sono emerse così alcune necessità, alcune possibili opportunità, alcuni presupposti di possibile collaborazione. E insomma, su questo Confartigianato è particolarmente generosa, non è venuta mai meno, no, alle risposte che alle richieste, diciamo, perlomeno dei propri associati. E noi gestiamo le paghe, gestiamo la contabilità, gestiamo tanti servizi e tutti altrettanto importanti, come può essere il mondo delle assicurazioni, il mondo dell'energia, le start-up, bandi, cioè tutte queste cose che sono assolutamente importanti nella vita di un'azienda. Però magari la parte del controllo di gestione era forse il pezzettino che non che mancasse, ma che aveva bisogno di essere additato come tale, cioè doveva avere la dignità, Paolo, di servizio
offerto, perché di fatto, no, il controllo di gestione spesso viene offerto insieme alla contabilità, insieme ad altri servizi, però ci siamo resi conto che le aziende, proprio per la loro differenziazione, per le loro particolarità, hanno bisogno di un proprio controllo di gestione. E spesso e volentieri magari non si riesce a poter trasferire a queste necessità un preconfezionato, cioè uno dei sistemi che si trovano normalmente sul mercato, non diciamo nomi, ma insomma chi opera nel settore sa perfettamente a chi mi riferisco. Al punto che ci è venuta un'idea. Quindi insieme al Confartigianato che cosa abbiamo fatto? Abbiamo generato una offerta di controllo di gestione che si estrinseca in 10, dico 10, anzi 9, insomma, possibilità di intervento. Sì, 10 possibilità di intervento che poi tu tra parentesi hai anche spiegato e puntualmente descritto anche nelle pillole di impresa che vanno la mattina, no, dopo la rassegna stampa, spiegando dettagliatamente per quello che erano i tempi, no, il discorso dei 9-10 prodotti. Ora, siccome il pubblico che stiamo raccogliendo, no, in questa serata è sicuramente, non dico diverso totalmente, ma una buona parte non è quello che segue la rassegna stampa mattutina, magari se tu vuoi, no, scendere un pochino più sul particolare, no, di come, l'idea, no, che è venuta fuori dagli incontri, no, con, i responsabili dei vari servizi ha portato, no, che frutto ha portato, insomma, ecco. Sì, direi di sì. Poi magari dopo proviamo a dire attraverso anche delle metafore come può Assolutamente essere sì. interpretato il controllo di gestione da parte di chi non ha, perlomeno non è a conoscenza di questo. Beh, Però diciamo, allora, senti, facciamolo subito allora, no? Iniziamo la metafora del cruscotto, così almeno poi dopo ti inserisci. ti piace questa, Quella sì, eh? anche perché il cruscotto fa parte anche di altri prodotti che già Confartigianato usa, no? Per quanto riguarda il credito e altre cose, che dà l'idea, poi lo spiegherai tu, in tempo reale, no? Della situazione di cui si sta parlando, diciamo, in quella tale applicazione, quindi senza entrare troppo nel merito. Il cruscotto della macchina è un po', no? È colui che dà il senso di come in quel momento la macchina va. Sì, ma vedi, forse non c'è bisogno neanche di aggiungere altro, perché di fatto il cruscotto della macchina è il controllo di gestione, no? Cioè, quando, e a noi ci viene naturale, ma perché ci viene naturale? Perché sappiamo prendere la nostra macchina, sappiamo dove vogliamo andare e sappiamo come ci vogliamo andare. Allora, a questo punto, per poter rispondere a queste nostre tre esigenze, aspettative che apparentemente sono alla portata di tutti, no? Si tratta di andare a fare la spesa piuttosto che andare in giro, piuttosto che andare al lavoro. È sempre la stessa cosa: dove devo andare, come voglio andarci e con che cosa. La prima cosa che entriamo, cioè, che facciamo quando entriamo in macchina, accendiamo la macchina. Perfetto. È la stessa cosa, diciamo, di quando si entra in un'azienda. Ah, prendiamo anche la metafora dei costi. Quando accendi la macchina, prima ancora che tu parta, stai consumando benzina, è vero? Oh. Allora, quando apri l'azienda la mattina alle 7, alle 8, quello che sia, prima ancora di vendere un prodotto, stai spendendo soldi. Ecco, Certo. tu hai acceso la macchina e non sei ancora partito. Diciamo l'idea dell'essere partito magari può essere il primo prodotto che andiamo a vendere se siamo un negozio e così via, o il primo pezzo che facciamo se siamo un'impresa manifatturiera. Però quando si entra appunto in macchina, si accende la macchina, si indirizza la macchina verso la direzione dove vogliamo andare e poi cominciamo a vedere uno sguardo veloce, c'è la benzina, sì, funziona il gas, sì, c'è l'acqua, non ci sono le luci accese e quindi tutto funziona, possiamo andare. Questo può essere, diciamo, una forma light di controllo di gestione. Ovviamente dal controllo di gestione di un'azienda noi ci aspettiamo qualcosa di più, che ci
dica se il percorso va bene, se è il percorso che è in linea, diciamo, con la meta che mi sono prefissato, quali sono le vulnerabilità durante questo percorso, quali sono le opportunità che posso in qualche modo additare, utilizzare, rendere magari un proattive affinché la meta mi si possa evolvere, cioè diventi più lontana, più avvincente, più importante. È un po' questo il controllo di gestione. Quindi è una misura, a latere, diciamo, un controllo, un contributo all'imprenditore che ovviamente sta spendendo, una profusione di impegno normalmente sempre sovrumana, se è un imprenditore normale. Però che deve avere bisogno di qualcuno che gli dica se il percorso, quello che sta facendo, va bene. E, intendiamoci, il controllo di gestione non ha la possibilità di curvare le decisioni dell'imprenditore, perché le decisioni dell'imprenditore sono sacre, no? Ecco, però ha il compito oggettivo di dargli tutti gli elementi affinché lui possa avere la capacità di valutare la bontà e la giustezza del suo percorso. Sì, infatti quello che tu hai giustamente puntualizzato è che il controllo di gestione, come qualsiasi altro strumento software o tecnologico che dir si voglia, è un aiuto all'imprenditore, a chi opera nell'azienda, ma non lo sostituisce mai, perché poi l'imprenditore, come dicevi tu, deve prendere le decisioni in autonomia, no? Avendo tutti gli elementi, questo sicuramente è la base. E diciamo che il controllo di gestione nasce anche dall'esigenza, no? delle imprese che noi stiamo parlando adesso di Confartigianato, gravitano nella nostra associazione, lo richiedono e abbiamo visto che già parecchie aziende si sono avvicinate a questo discorso e ti dico che essendo ormai in Confartigianato da parecchi anni, siamo più di 20 anni, è una rivoluzione questa cosa perché prima quando si parlava di questi strumenti si era visti un pochino come dei marziani, no? Che proponevano di girare per Marte senza casco. Invece ora diciamo che l'impresa, l'imprenditore che adesso sempre di più sta avvicinandosi a questo mondo, lo richiede e ci sono intere categorie che lo richiedono, se no, Umberto. Beh sì, noi possiamo anche ricordare che prima diciamo di parlare del set dei prodotti, che insomma c'è una categoria particolare che ci sta dando molta soddisfazione, che è quello degli autotrasportatori. Noi abbiamo in qualche modo confezionato un prodotto, per così dire, tailor-made, no? Cioè proprio fatto su misura per gli autotrasportatori. Che abbiamo chiamato, diciamo, proprio anche con dedizione alla categoria TRACON, cioè controllo di gestione, diciamo, degli automezzi, che ha la possibilità, diciamo, di poter supportare al meglio l'imprenditore e capire quanti sono e quali sono i costi diretti attribuibili ad una singola commessa o giro, che dir si voglia, a un singolo automezzo, e poi ovviamente con tutte le clusterizzazioni, le possibili, diciamo, elaborazioni che vengono fuori. C'è in questo caso la possibilità di poter avere, diciamo, l'evidenza dei costi diretti a chilometro di percorso, all'ora di lavoro, diciamo, del singolo autista, e tutta una serie di altre utilità che mettono l'imprenditore nella condizione di conoscere la redditività distribuita dei suoi automezzi. Sì, cosa non semplice perché gli autotrasportatori, come hai ben potuto vedere tu nella preparazione di questo prodotto, sono molto esigenti perché hanno parecchi costi e quando hanno visto l'occasione di poterli gestire, di poterli controllare, anzi hanno chiesto anche delle personalizzazioni, no? Perché ogni azienda ha le sue peculiarità.
c'ha il suo, diciamo, la sua gestione personalizzata, che quindi il prodotto è pronto a sopperire, insomma. Quindi abbiamo visto anche nell'incontro che è stato fatto con la categoria, proprio questa interlocuzione molto attiva a dei soggetti interessati, insomma. Beh, dobbiamo anche ricordare, Paolo, che l'incontro l'abbiamo fatto di sabato mattina e Sì. che quindi questo denota la combinazione di due elementi importanti: la disponibilità massima di confartigianato, perché sa perfettamente le persone quando lavorano, come lavorano e che cosa fanno, ma anche la disponibilità, diciamo, di appartenenti alla categoria dei trasportatori, che il sabato magari avrebbero potuto fare una cosa ben diversa che non quella di ascoltare le nostre riflessioni sul controllo di gestione. Quindi, secondo me, questa combinazione è nella sostanza una cartina di tornasole che insomma, è di buon auspicio per una possibile collaborazione futura dove il driver, per sua natura, può essere ancora il controllo di gestione. Certo, assolutamente sì. Oh, se vogliamo, diciamo un po' entrare nel merito, no? Anche per far capire quello che è Confartigianato, insieme a te, insomma, tutta la struttura con te sta mettendo in piedi. Diciamo io scenderei un attimino, per quello che è Sì, possibile, nel sì, 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 particolare del sì. No, prodotto, insomma, ecco. direi proprio di sì. Ti ringrazio per consentirmelo, perché poi siamo persone molto pratiche, quindi Certo. è giusto che si entri un po' nel merito. Fermo restando che magari, se sei d'accordo, Paolo, potremmo lanciare fin da adesso una disponibilità sia di Ameria Radio, ma anche e soprattutto di Confartigianato, e se qualche radioascoltatore gradisse il Devlian, che insomma in qualche modo racconta quello che sto per anticipare, noi saremo insomma assolutamente disponibili, diciamo, nel poterglielo dare. Certo. E non solo, eventualmente, no, magari si potrà fare anche un passaggio in Confartigianato per poterne parlare e, perché no, per poter magari realizzare qualcosa di complementare a quanto è stato fatto, o prendere quello che è stato fatto e magari provare ad applicarlo alla propria realtà. Oh, e direi anche un'altra cosa, Umberto, visto che la nostra radio sì, nasce, no, nel territorio umbro, quindi della provincia di Terni, no? Però siccome gli ascolti, come abbiamo detto più volte, sono distribuiti in tutta Italia, anche all'estero, però in questo caso è l'Italia, noi in generale, noi siamo disponibili anche con no, radioascoltatori di altre regioni, quindi non è una cosa che si ferma nella provincia di Terni o in Umbria, anzi, siamo disponibili a fornire tutte le informazioni per poter, no, anche in altre regioni arrivare a produrre un controllo di gestione, no, questo pacchetto che si sta mettendo in piedi. No, assolutamente sì, anche perché i problemi sono comuni e soprattutto, diciamo, le varie realtà aziendali, diciamo, rischiano di vivere un po' le stesse situazioni, gli stessi aspetti, e magari possono anche trovare, diciamo, nelle soluzioni già individuate una possibile risposta a quello che cercavano. Quindi veniamo un secondo a noi, diciamo, di cosa si sta parlando, cosa abbiamo realizzato. Chiaramente parlare di controllo di gestione è tutto, no? Però noi abbiamo clusterizzato, cioè suddiviso in nove, diciamo, possibilità di intervento questo tipo di attività, proprio per poter dare a tutti la visione più puntuale di quello, diciamo, del quale si potrebbe avere necessità. Quindi il primo pacchetto, che magari la parte il prodotto è più semplice, che è quello, diciamo, dell'attribuzione dei costi diretti ed indiretti ai vari, no, nelle varie situazioni. Spesso e volentieri non si ha la contezza, diciamo, della differenza e del differente effetto domino che all'interno di un'azienda può avere un costo di natura diretta o un costo di natura indiretta. C'è il problema della sua governabilità, c'è il problema di come, quando e se cade nei singoli prodotti, e quindi, insomma, è un qualcosa del quale si può parlare. Il secondo prodotto,
è l'analisi della redditività per singolo prodotto. Noi siamo abituati ad avere una situazione annuale, un bilancio annuale, che ci dà l'evidenza della redditività, che può essere un utile, una perdita, auspicabilmente un utile, di tutta l'azienda. Però quello che è importante per poter andare avanti nel migliore dei modi è capire se ci sono dei rami secchi o se ci sono dei rami particolarmente fruttuosi. E questo lo possiamo capire solo e esclusivamente attraverso la redditività, l'analisi della redditività del singolo prodotto. Per fare un discorso un pochino più così manifatturiero, la stessa cosa riguardante il singolo prodotto potrebbe essere applicato per processo o linea di prodotti a seconda di quelle che possono essere le necessità. Quindi, piuttosto che avere la necessità, il bisogno di ragionare sulla redditività del singolo prodotto, io potrei avere come imprenditore. Mi potrei anche fermare alla linea dei prodotti. Ovviamente la linea dei prodotti determina, fabbrica differenti prodotti piuttosto che il prodotto singolo. Certo. E poi ce ne sono altre. Andiamo avanti No, oppure vai, vai mi sono. avanti. Arriviamo a completare, così poi possiamo anche tentare di approfondire magari quello che ci pare un pochino più. Certo. Quello più, sì, Sì, sicuramente sì. diciamo più significativo, ma almeno il primo step, no, per far capire bene a un'impresa che si vuole avvicinare qual è, insomma. Ecco, quindi diamo intanto il quadro, poi dopo scendiamo magari più in particolare. Insomma, intanto mettiamo le viti e poi E facciamo il primo poi, giro, dai. esatto, bravo. Poi abbiamo la contabilità analitica o contabilità industriale. Per contabilità analitica e industriale si sta parlando, diciamo, di rilevazione, diciamo, dei margini economici partendo dai singoli prodotti, dai singoli cantieri o dai singoli processi, cercando poi di raccordarci con quello che viene fuori dalla contabilità. Passando al quinto prodotto, quello che è particolarmente importante per un'azienda oggi sono i flussi di cassa. È importante l'economicità, quindi è importante fatturare, ma è anche importante incassare, perché se io fatturo, quindi faccio, vendo prodotti, ma non incasso, il problema è particolarmente serio. Ho sostenuto dei costi e non riesco, diciamo, a rientrare. Quindi ci sono dei moduli abbastanza insomma, articolati, ma non certo complessi, che sono appunto l'analisi dei flussi di cassa, intendendo per tale no, l'attività e l'osservazione diciamo, di tutto quello che entra ed esce in cassa con il conseguente calcolo del fabbisogno finanziario, intendendo per tale periodo per periodo. La necessità, diciamo, di liquido del quale ho bisogno per poter ottemperare i miei pagamenti, normalmente fornitori, normalmente Stato per imposte ed altre gabelle del genere e così via. Quindi l'analisi dei flussi di cassa è molto importante per evitare di cadere in una sorta di shock anafilattico dal punto di vista finanziario che in più di un'occasione ha decretato il de profundis delle aziende. Le aziende spesso falliscono non tanto e non solo perché non fatturano, ma anche perché purtroppo hanno problemi di flussi finanziari. Poi c'è il conto economico di periodo. Come dicevo prima, siamo abituati ad avere un bilancio, quindi situazione attivo, passivo e conto economico alla fine dell'anno. Noi però per poter essere particolarmente attenti e accorti abbiamo bisogno di poter simulare, virtualizzare il bilancio almeno alla fine di ogni mese. Questo perché? Perché se siamo a febbraio del 2021 e le cose non vanno bene e magari questa situazione di disagio la individuiamo 15 giorni dopo, quindi siamo il 15 marzo. Abbiamo a disposizione altri 9 mesi per poter rettificare il tiro. Diversamente, se navighiamo a vista,
è un po', sarebbe un problema. Non avendo la contezza, diciamo, di quello che si sta facendo, probabilmente non avremo neanche la necessità di rimettere a posto o rettificare il tiro delle nostre azioni, creando ulteriori problemi a quelli che già sono presenti. Poi c'è, Paolo, il discorso della pianificazione, no? L'analisi di un periodo, come dicevo, febbraio, marzo, aprile, o in questi giorni si analizzerà il mese di giugno 2021, non può prescindere dal confronto di quello che io mi aspettavo, per questa data. Quindi, prima di poter iniziare ad osservare e ad analizzare da un punto di vista gestionale i mesi dell'anno, devo aver fatto per quell'anno una pianificazione, intendendo per tale una simulazione di quello che io voglio, che io vorrei, per poter poi confrontare con quello che effettivamente è. E ecco ancora una volta che è molto importante poter avere, le informazioni mese a mese, perché questo mi mette nella condizione di poter, trovare delle misure di rettifica, di taratura e di calibratura affinché tempo per tempo la situazione gestionale consuntiva faccia scopo, per così dire, con quello che era la pianificazione annuale. La pianificazione annuale è molto importante e è figlia di un altro elemento di pianificazione, che è la pianificazione strategica pluriennale. Normalmente, quando un imprenditore opera sua azienda inizia a lavorare, non ha una visione di un mese, 3 mesi o roba del genere. Se leggiamo lo statuto, la visione è fino al 2000, 2200, no? Perché gli statuti normalmente finiscono al 2100. Però, minimo minimo io devo aver fatto una pianificazione a 3 anni o a 5 anni per capire dove vorrò andare in questo triennio. Quindi, se ho fatto una pianificazione a 3 anni, quindi se oggi per esempio alla fine del 2020 avrò fatto la pianificazione 2021, 2022 e 2023, il budget annuale 2021 non dovrà essere così distonico rispetto a quello che all'interno del piano strategico 2021-2023 avevo previsto per il 2021. Capisco di essere un po' noioso e da questo punto di vista antipatico, Paolo, però purtroppo ci sono aspetti che da un punto di vista professionale vanno un po' sciolti per Certo, quello che sono, non abbiamo certo. la possibilità di fare diversamente, però ci godiamo, diciamo, no, l'ultimo prodotto, che è il posizionamento, diciamo, così, l'analisi del mercato, che è un prodotto, a dire il vero, che lavora un po' più, viaggia un po' più nella logica del marketing piuttosto che del controllo di gestione. Però l'abbiamo voluto inserire perché i nostri associati gradiscono particolarmente, diciamo, questo punto di vista, cioè l'analisi del mercato, intendendo per tale, ma chi si occupa di vendita di tessuti, no, magari a Terni, magari a Perugia, come si sta regolando? Perfetto, lui lo sa, ma come si stanno regolando in Italia, in Umbria, chi fa lo suo stesso mestiere, chi ha il suo stesso codice Ateco, per parlare in tecnichese, anche se l'Ateco abbiamo visto non è la panacea di tutti quanti i meccanismi di differenziazione, no? Certo. Però insomma è un elemento oggettivo. Quindi questa analisi di mercato, intendendo per tale poter conferire, insomma, al nostro associato la migliore consapevolezza possibile sul posizionamento del settore di appartenenza, diciamo, della sua azienda in territori un po' più ampi, che possono essere l'Umbria, che può essere il centro Italia, che può essere l'Italia e, perché no, magari il mondo, quando si tratta di imprese che fanno dell'export uno degli atu importanti per la loro crescita e per il loro sviluppo. Ho fatto una carrellata Sì, veloce, so adesso di essere stato, insomma, un po' antipatico da questo punto di vista, ma non sono riuscito a rendere l'argomento più esegetico di quanto non l'abbia fatto.
Allora, adesso no, così abbiamo detto, abbiamo dato il quadro, no, generale del prodotto. Adesso io, come qualcuno mi ha insegnato, scendo un attimo, non dico sulla provocazione, però cerchiamo di far capire, no, l'utilità del prodotto proponendo degli esempi. Allora, tu hai parlato del prodotto il flusso di cassa, giusto? Sì. Al flusso di cassa hai portato come esempio, no, il fatto tu, uno praticamente un imprenditore che usa questo prodotto si può rendere conto se nel momento in cui fa il controllo mensilmente, non lo so, adesso ognuno ha poi le proprie regole, diciamo perde o guadagna, perché praticamente se spende più di quello che incassa, no? C'è un problema, come dicevi tu, di liquidità, quindi di recepire, di reperire, di farsi pagare in sostanza il prodotto fatto. Adesso io imprenditore mi accorgo di questa cosa, perché usando il controllo di gestione vedo questa criticità. Da imprenditore, adesso che ho il dato, come posso individuare la falla, perché la falla potrebbe essere un recupero crediti sbagliato, una gestione del cliente errata, una non conoscenza delle possibilità finanziarie dei miei clienti. Ecco, c'è qualcosa che non va, c'è, perché il controllo di gestione in questo momento te lo segnala, quindi io come imprenditore devo prendere le misure, le contromisure. Quindi in questo caso un imprenditore come si dovrebbe comportare, notato questo? Sì, beh, diciamo che l'analisi dei flussi di cassa è una delle cose tra le più importanti che possono essere all'interno di un'azienda, no? Può essere fatto con un foglietto, può essere fatto, diciamo, con una calcolatrice, può essere fatto a mente, però insomma, può essere fatto anche con uno strumento un po' più scientifico. Innanzitutto devo dirti che non è da questa, diciamo, cioè, da questo ambito che si riesce a comprendere se si guadagna o meno. Questo gruppo, da questa osservazione, abbiamo un fattore produttivo che è il capitale che è gestito al meglio, no? Perché voglio essere provocatorio. Se per esempio hai tanti margini perché fai un prodotto molto particolare, Paolo, no? So, il viaggio in aeronautica, fai i carrelli, diciamo, gli elicotteri che fai solo te, no? E magari c'hai un 60% di margine, ben poco ti interessa se magari c'hai una gestione finanziaria un po' dissennata, perché tanto c'hai chi ti paga e c'hai un margine del 60%, dove tanti problemi magari non te li poni. E quindi magari puoi anche rischiare di stressare il fattore produttivo capitale, elaborando anche dei meccanismi di gestione un po' così, un po' forzato. Però non sempre è così, non sempre abbiamo i margini al 60% e spesso e volentieri tutte le cose bisogna gestirle al meglio. Allora, come funziona, diciamo, la gestione di un flusso di cassa? Gestire un flusso di cassa innanzitutto bisogna prevedere, ma per prevedere non in senso cabalistico, cioè prevedere nel senso anticipare tutte quelle che sono, diciamo, le operazioni di incasso, no? Che magari nell'arco di un periodo, normalmente un mese è troppo lungo per poterlo osservare, è meglio, insomma, nel possibile giorno o settimana, no? Per poter far Certo. quadrare i conti, perché un mese è un pochino lungo. Poi mi ripeto, dipende moltissimo dai settori, dalla sensibilità dell'imprenditore, dai margini, però insomma io consiglierei di poter lavorare sulla settimana. Quindi tu devi ipotizzare tutti quelli nel corso del tempo, tutti quelli che sono gli incassi che tu devi andare a realizzare e quelli che sono, diciamo, i pagamenti. E su tutto questo tipo di discorso ci deve stare ovviamente un equilibrio, no? Se l'equilibrio è positivo, nel senso che c'hai più incassi rispetto ai pagamenti, c'hai una liquidità eccedentaria. E in questo caso per un'azienda non è una cosa positiva, perché la liquidità non può, è come se non stai investendo tutti i soldi che c'hai, Certo. no? Devi tendere a zero, non devi mai ovviamente cercare di avere più liquidità possibile in cassa, perché
perché di quella liquidità che hai in cassa devi fare in modo che debba essere investita, diciamo, nell'attività aziendale e ti riporti ovviamente, stressando le varie cifre, a quasi zero no, le variazioni, diciamo, tra incassi e pagamenti. Ecco. Quando praticamente, come, ritornando alla tua domanda, perché non voglio ovviamente certo fugarla, ci si accorge che nel corso di varie settimane, no, c'è un mismatching, cioè una differenza tra entrate e uscite a favore delle uscite, Sì. no? A favore delle uscite. Allora, qualcosa non va. Quindi praticamente si vede subito quali possono essere, diciamo, gli elementi. Magari non ho elaborato una giusta facoltà negoziale nei confronti con i fornitori e magari mi faccio pagare a 120 giorni e io pago a 90. Certo. Chiaramente se ho i soldi va bene, ma se non ce l'ho, devo capire in quei 30 giorni, cioè dal 91° giorno dopo il quale io ho incassato dai miei clienti fino al 120, chiedo scusa, Contrario. dal 91° giorno in cui ho pagato al 120° in cui lo mi incassa, io questi soldi li devo trovare da qualche altra parte. E quindi, se non ho la possibilità di poter elaborare una facoltà negoziale con il mio cliente per potermi far pagare a 90 giorni e quindi fare scopa, questi soldi li devo trovare da qualche altra situazione. Magari in banca, magari con un prestito soci, magari in altre occasioni, cioè con un'altra modalità. Certo. Questo strumento non serve a trovare le soluzioni, ma serve a dire c'è questo problema e a questo punto poi le soluzioni poi si possono trovare. Bene. E non è una battuta il fatto che le soluzioni vanno trovate sempre dopo che si è individuato il problema. Certo. Infatti io la domanda che ti avevo fatto era proprio questa, per arrivare a questo punto qua, perché sennò uno potrebbe avere un'idea sbagliata del prodotto. Il prodotto segnala, il prodotto ti fa capire dove c'è qualcosa che non va e poi tu devi scovare il problema, quindi tu hai fatto un esempio molto molto chiaro. E quindi porre soluzione al problema per poi vedere questo indicatore, che in questo caso parlavamo del prodotto del flusso di cassa, si sistemi in sostanziale equilibrio, no? Quindi questa è la cosa. Quindi questo già fa capire l'importanza di questo prodotto del controllo di gestione. Altra cosa che ritengo molto importante è quella del conto economico, quindi il discorso del bilancio. Che diciamo molte aziende ancora si affidano al consulente, chiaramente, che no, gli tiene la contabilità, gli fa la telefonata, dice come sto messo, come sto adesso, come devo fare. Invece, in questa maniera possono capire bene quotidianamente, quasi quotidianamente, perché come sta andando la loro attività rispetto al bilancio, insomma, quindi, e quindi porre i rimedi, come dicevi tu, nei mesi successivi, e questa, dico, è un'altra cosa molto importante. Come secondo me è molto. Dimmi. No, ma c'è anche un aspetto importante. Tu hai citato di professionisti, no? Il controllo di gestione per sua natura interviene appena dopo, un attimo dopo, no? Quindi anche mi interessava particolarmente evidenziare il fatto che non c'è assolutamente competizione, ma c'è un'assoluta complementarità in quanto a tipologia di servizio tra Confartigianato e il commercialista che gestisce la contabilità, perché chiaramente tutti e due ci si sta sforzando per poter dare all'associato barra cliente, diciamo, un cruscotto adeguato. Guarda Paolo, spesso e volentieri la contabilità viene interpretata sempre, viene interpretata erroneamente come un qualcosa dove una volta che si sono pagate, passate le fatture, si è sistemato i pagamenti, diciamo, con i fornitori, si è definito i versamenti dell'INPS, si sono elaborati tutti i meccanismi per poter ottenere il DURC, basta. La verità invece, a mio avviso, è che la contabilità è una miniera inesauribile di informazioni che possono dare all'amministratore, diciamo, all'imprenditore, tante di quelle informazioni, sempre che quei valori, quei numeri possano essere letti nel migliore dei modi. E ecco che interviene il conto economico di periodo, no?
perché prende semplicemente, diciamo, i dati dalla contabilità chiusa alla fine del mese, fa una riflessione simulando, virtualizzando un po' quelle che sono le scritture d'assestamento e rettifiche che viene fatta a fine anno con una velocità assolutamente maggiore e con un grado di attendibilità appena minore, diciamo, del 100% di un bilancio, ma in questo caso non è importante fare la quadratura al 1000%, è importante avere, diciamo, la rotta, avere la traccia di quello che sta succedendo, no? E quindi anche se arriva a un grado di attendibilità al 90%, inserendo le scritture di assestamento di rettifiche, quelle più significative e più importanti, va bene così. È un problema di cultura, Sì, è un problema di cultura. assolutamente sì, un problema di cultura e anche un problema di cambiare anche, no, i modi di approcciarsi, no, presso il consulente, perché il consulente, come dicevi tu, non fa solo la contabilità, ma deve fare soprattutto consulenza, deve anche aiutare, no, nel momento delle scelte no, che impattano proprio sull'economia dell'impresa, quindi è una figura molto importante. Che noi in Confartigianato coniughiamo, no? Insieme a tutti gli altri servizi, chiaramente. Quindi questo è una cosa molto importante perché le associazioni come quella nostra, per esempio, che si doteranno e quindi no? Che sponsorizzano il controllo di gestione, ci mettono insieme anche la consulenza, che non è veramente da poco. Quindi è una cosa sicuramente importante per le imprese. Oh, quello che adesso io volevo un pochino stuzzicare è quanto costa il controllo di gestione? Il problema è che sarebbe interessante capire quanto rende, no? Perché poi Esatto, bravo, io l'ho fatta apposta questa domanda. sai, è un po' come l'allarme, quanto costa? Ma cosa preserva? C'è questo, no? Già. Quindi diciamo, questo è molto importante, però è una domanda giusta, assolutamente legittima, perché l'imprenditore, essendo soggetto economico, la prima cosa che pensa è questa. Qui stiamo parlando non tanto, diciamo, di pacchetti, non tanto, diciamo, di prodotti preconfezionati, perché noi non facciamo né rappresentanti, non, no. Noi proviamo anche per la nostra competenza, per quello che ci è proprio, ad allenare l'imprenditore a una sana cultura del controllo di gestione, perché negli approcci, negli incontri che vengono fatti, si parla prima, diciamo, di questi aspetti piuttosto che del pacchetto finale, che tra parentesi, insomma, è un discorso, diciamo, viene elaborato in maniera abbastanza classica, dove praticamente c'è una, come si dice, un check-up iniziale, no? C'è un check-up iniziale che, insomma, dove c'è una quantificazione di ore, diciamo, di quello che è del lavoro, insomma, come qualsiasi altro professionista, e poi dopo quel check-up iniziale, diciamo, no, che costa, diciamo, quello che può essere, che può costare, insomma, stiamo parlando, mi ripeto, di ore lavoro, non stiamo parlando di pacchetti che costano decine di migliaia di euro o quello che sia. Poi dopo ci si può raccordare sulla impostazione tailor-made, come dico sempre, cioè sull'impostazione personalizzata, e dire: bene, non lo so, ti sto già facendo la contabilità, magari ti posso fare un servizio di controllo di gestione che tende a scaricare il mese, a elaborare, diciamo, la situazione di competenza, di restituirti una contabilità gestionale, oppure ti gestisco il prodotto con i flussi di cassa, oppure ti do gli elementi, quindi non la procedura, ma ti do gli elementi per poter fare in modo che ci possa essere una corretta contabilità industriale, oppure hai tu un gestionale. Scusa, vedi, sto cercando di fare non per confondere, ma per aiutare tutti a trovare la giusta dimensione a quello che è la propria, diciamo, azienda, no? Magari tu puoi avere un gestionale, ma fai fatica ad utilizzare, diciamo, a leggere, interpretare il gestionale. Quindi a questo punto si mette a disposizione, sempre in logica di ore, un servizio professionale per poter leggere, no? Oppure magari utilizzare un ambiente più dedicato, più friendly, per poter trasportare quelle informazioni e creare meccanismi di simulazione, e così via.
Per esempio, un'analisi del posizionamento sul mercato, Paolo, è un discorso spot, no? Te lo faccio una volta, non è che te lo faccio tutti i mesi, insomma, no? Certo. Perché il posizionamento sul mercato, e quindi ci si può raccordare, un posizionamento sul mercato che magari può essere un lavoro che dura 3, 4, 5 ore, e si pagheranno, diciamo, le ore di lavoro. Cioè, stiamo parlando di questo, perché poi non dobbiamo dimenticarci che, insomma, noi siamo Confartigianato, Certo. stiamo parlando dei nostri associati, stiamo a casa nostra, nel senso che stiamo Certo. parlando all'interno di casa nostra. Quindi non possiamo ovviamente alzare troppo la testa o alzare troppi prezzi, no? Perché non è quello il Assolutamente. caso, insomma, no? Assolutamente, anche perché è la politica proprio di Confartigianato, no? Quella di stare accanto alle imprese. È chiaro che ci sono dei costi di gestione, no? Di lavoro che non possono essere disconosciuti, perché siamo tutti dobbiamo, no? Apportare e quindi dare il nostro contributo alla creazione di prodotti che aiutano le nostre imprese. Quindi questo è sicuramente normale che sia così, insomma, ecco. Detto questo, vogliamo elaborare una traccia, no, che un'azienda tipo potrebbe seguire? Sì, questo si può, assolutamente sì, perché allora, innanzitutto potrebbe essere un'azienda diciamo, che fa parte di una categoria, no? L'esempio che ti Certo. raccontavo è il discorso della, insomma, dei trasportatori, no? Stiamo lavorando insieme diciamo, dei forni. No? Per poter comprendere bene quale può essere, diciamo, il risultato gestionale, diciamo, di alcune linee di produzione giornaliera. Si sta ragionando qui ti sto parlando un po' di categorie, Paolo, non Sì, sto parlando di certo. un discorso generale, Ah, ovviamente. per forza. Si sta ragionando appunto, diciamo, con le estetiste e le parrucchiere. Per poter cercare di comprendere quale può essere, diciamo, il costo del singolo servizio e il ritorno reddituale del singolo servizio in funzione a quelle che sono le aspettative. Quindi, insomma, ci sono una serie di situazioni. Ma diciamo, o c'è un approccio diretto alla singola persona che si interessa, o c'è un approccio, diciamo, mediato attraverso una categoria che si muove, come spesso succede, no? Per necessità proprie. Il discorso qual è? Viene fatta una chiacchierata, una riflessione interlocutoria all'interno di Confartigianato, perché insomma, il teatro è Confartigianato, quindi o è Confartigianato o è l'azienda. Insieme a professionisti, diciamo, di Confartigianato si valuta, quindi si presentano un po' le varie situazioni. Non prima certo di aver ascoltato le esigenze e le necessità del cliente. Ricordo però che in molte occasioni le necessità si manifestano dopo che si parla insieme, perché magari fino a quel momento l'imprenditore spinto dalla curiosità magari potrebbe non aver inanellato, diciamo, tutte le possibili opportunità, diciamo, di questo pacchetto di offerta, no? E poi dopo magari queste cose maturano. Non lo dico in teoria, lo dico perché insomma, ho avuto modo di assistere a vari incontri combinati con associazioni di categoria oppure, diciamo, a soli, dove sostanzialmente c'è stato un arricchimento reciproco, come spesso succede tra persone curiose e, insomma, che hanno uno scopo. E si è portata a casa, insomma, del proprio. Allora, si fa questo passaggio interlocutorio, dopodiché, dopo una sorta di manifestazione di interesse, si fa quello che dicevo prima, cioè si fa un check-up iniziale, no? Check-up iniziale per sfumatura è già un prodotto, no? Perché cosa ti si dice? Guarda, questa è la tua contabilità, questa è la tua situazione, potresti fare questo, potresti fare altro, eccetera, eccetera. Fatto questo, se l'imprenditore è d'accordo nel proseguire, no, si può fare una riflessione su quello che può essere il contratto di durata, no? Cioè l'accordo di durata che può essere, diciamo, vederci una volta al mese per X ore, elaborare questo tipo di situazione, rivederci fra 3 mesi per altri motivi.
Oppure praticamente ci si ferma al check-up iniziale, che come dicevo prima, di per sé è un successo, è un prodotto. Quindi insomma, non stiamo parlando, diciamo, di fare un salto nel buio, non è stato mai fatto in confartigianato e non verrà assolutamente fatto per colpa del controllo di gestione. Il controllo di gestione può essere una chiave, un grimaldello che apre un po' quello che è la vita, diciamo, dell'azienda e prova a dare all'imprenditore un'immagine e un'evidenza oggettiva e obiettiva che nelle remore della spendita del suo tempo potrebbe rischiare di non avere. Ecco qua. E quindi abbiamo cercato di chiarificare fino, per quello che è possibile, no? In radio lo scopo che Confartigianato con questo prodotto, no? Si sta dando, insomma, no? Qual è quindi l'obiettivo da raggiungere? Bene, Umberto, siamo giunti al termine. Quindi diamo qualche indicazione, no? Oltre, abbiamo detto che Ameria Radio è a disposizione assolutamente. Con le proprie mail che troverete sul sito www.ameriaradio.com per la richiesta del Deviant, per contatti, quindi già c'è Ameria Radio, poi c'è Confartigianato che con la sua casella istituzionale info@confartigianatoterni.it è pronta a raccogliere le richieste che verranno dai nostri radioascoltatori. Diciamo così, per concludere la trasmissione, Umberto, diamo un attimo anche lo stimolo, no? Perché prendere il controllo di gestione in due parole? Senti, facciamo due domande e poi faccio due domande e due risposte, se sei d'accordo, perché Sì. poi alla fine bisogna provare a essere anche chiari e tranchant, no? Sempre ovviamente nel pieno rispetto di quello che gli imprenditori barra associati potranno scegliere. E quindi io, se sei d'accordo, saluterei, no? Saluterei Certo, te, saluterei gli imprenditori grazie. e i radioascoltatori con Certo. due domande e due risposte. Sei d'accordo? Vai. Allora, buonasera a tutti e diciamo, quale errore si compie normalmente riguardo al controllo di gestione? Non farlo. E quale altro errore si può compiere? Sottovalutare la portata delle sue informazioni. Buonanotte a tutti. Ameria Radio ha presentato Territorio e Società.